Salve a tutti, io sono Ala e benvenuti in questo nuovo video in cui vorrei parlarvi di una serie dal titolo Deborah la rivale di Kaoru Utada. È dall'alba del target shoujo, con un'opera come La principessa Zaffiro di Tezuka, che questa categoria si presta fin da subito ad affrontare temi che oggi saremo portati a considerare LGBTQ+. Prima col gender bender, di cui a mio avviso la campionessa è Ryoko Ikeda, e poi con la nascita del genere boys love, sembra che siano proprio le giovani lettrici ad essere quelle più propense a leggere storie che vadano fuori dai canoni, o perlomeno lo era una giovane mangaka di nome Kaoru Utada. Prima di arrivare a Deborah la rivale, l'opera di cui vorrei parlarvi oggi, l'autrice si era già cimentata con alcune tematiche queer in quella che è l'opera più conosciuta al pubblico italiano, ovvero Love Me Night, opera conosciuta col titolo Kiss Me Licia, serializzata dal 1981 sulle pagine del Besatsu Margaret di Shueisha. All'interno della storia, la protagonista, Yakko, da noi conosciuta come Licia, è convinta che un giovane ragazzo di nome Satomi, che frequenta il ristorante del padre, che ha come piatto tipico l'okonomiyaki, non le fettine panate, sia gay e che per questo motivo lavora all'interno di un gay bar. Mentre più avanti nella storia viene presentato un personaggio bisessuale e androgino di nome Schiller, che è il membro di una rock band rivale dei Beehive e che punta il protagonista Go, ovvero il nostro Mirko. Kaoru Utada inserisce il tema della musica rock frequentemente all'interno delle sue opere, per esempio la troviamo anche nell'opera Mia Paradise. È così vicina a questo genere musicale che anche suo marito in realtà è una rock star, ovvero Shigeru Nishikawa, il cantante di una rock band che conobbe proprio un suo concerto al quale si era recata per documentarsi per i suoi manga. Potrebbe infatti essere proprio la musica rock a farsi veicolo delle tematiche LGBT all'interno delle opere dell'autrice. Infatti negli anni 80, in Giappone come in tutto il mondo, ormai la musica rock spopolava e qualsiasi ragazzino sicuramente la preferiva alla musica tradizionale giapponese. Ed è proprio la sperimentazione estetica dei musicisti rock con i capelli lunghi e il trucco che si presta anche a farsi uno strumento di normalizzazione per un nuovo stile di vita, uno stile di vita dove i musicisti rock adottavano la mescolanza dei generi come cifra stilistica, dando vita a icone androgine e anticonformiste. Ma non è la musica rock ad accomunare le due opere Love Me Night e Deborah la rivale, ultima fatica dell'autrice serializzata sulla stessa rivista fra il 96 e il 98, bensì la naturalezza con la quale sono affrontate le tematiche queer. Nella serie Deborah la rivale, la protagonista, Asayo, lascia la casa dei genitori per trasferirsi all'interno di un piccolo appartamento e frequentare l'università. La sua vita però viene fin da subito complicata dalla conoscenza del suo vicino di casa, ovvero Umenosuke, un ragazzo molto bello che però si fa chiamare Deborah e si comporta come una perfetta donna giapponese. Asayo, nonostante tutto, si innamora di Deborah e il suo sentimento è ricambiato. Ma allora chi è Deborah? Una ragazza trans omosessuale? Un ragazzo eterosessuale confuso? E allora Asayo in realtà è lesbica? Ma io mi chiedo, ha davvero senso porsi queste domande e cercare di darsi delle risposte? Questa storia è scritta in anni dove in generale non si comprende la differenza fra omosessuali, transessuali, travestiti, tutto è inserito all'interno di un enorme calderone che si sintetizza con il termine atroce di invertiti. Ma invertiti perché? Invertiti perché diversi da qualcosa che la società concepisce e per questo motivo anche ovviamente esclusi da essa. Ma Kaoru Utada ci mostra un mondo bellissimo, un mondo dove queste persone non sono assolutamente escluse, anzi sono giovani ragazzi che vanno all'università, studiano, hanno amici e si innamorano e lo fanno indipendentemente dalle etichette che la società vuole affibbiargli. Basti pensare che in Love Me Night il padre di Yakko, ovvero Marrabio nell'iconica traduzione italiana, è più sconvolta per il fatto che Go e Satomi siano musicisti rock più che per il fatto che in qualche modo possono lavorare in un gay bar. E Asayo non si innamora di Deborah per il suo sesso biologico, ma per la persona che è,
una persona libera dalle convenzioni. Deborah si identifica come donna ed è attratta dagli uomini, ma si innamora di Asaio e per lei vuole essere un uomo. Quindi ricadiamo nel solito stereotipo atroce della ragazza che riesce in qualche modo a riconvertire l'omosessuale? Assolutamente no, perché ad Asaio non importa che Deborah faccia l'uomo, ama e accoglie tutto ciò che Deborah è, uomo o donna che sia. Ovviamente non può essere tutto rose e fiori e nella serie sono presenti personaggi negativi che incarnano l'opinione comune del tempo, retrograda e ignorante, come per esempio il padre di Asaio, che è molto più preoccupato per il fatto che sua figlia viva accanto a quello che lui definisce un gay, piuttosto che la sua figlia appunto frequenti un ragazzo. Che a logica, se tua figlia frequenta un ragazzo omosessuale, ci sono meno probabilità che te la possa deflorare. Sono tutte situazioni parodiche che ridicolizzano ulteriormente le posizioni di questi personaggi, inserendoli in generale a una fortissima critica nei confronti delle tradizioni. Infatti, dall'altro lato, la madre di Deborah non è da meno rispetto al padre di Asaio, perché non è preoccupata tanto per l'orientamento sessuale del figlio, quanto per il fatto che Asaio è una ragazza comune e maldestra e per questo motivo non sarebbe all'altezza di entrare all'interno della sua famiglia molto prestigiosa. Kaoru Tada racconta così la storia di due giovani innamorati che, ricadendo spesso in situazioni assurde e a volte anche divertenti, devono far fronte alle insensatezze delle vecchie generazioni. La questione gender in realtà non è il tema principale, non si cerca di istruire il lettore rispetto a queste tematiche, anche perché siamo negli anni 90 e in realtà non c'è ancora tutta la letteratura e comunque le varie conoscenze rispetto ai termini che abbiamo noi oggi. E molto probabilmente la forza di questa serie sta proprio in questo, cioè descrivere con naturalezza situazioni che al tempo erano fuori dal comune, come se fosse una storia d'amore qualsiasi dove l'appartenenza di genere ai suoi protagonisti non ha alcun tipo di significato. E non è proprio questo quello in cui consiste l'inclusione, ovvero raccontare storie con personaggi queer dove questo però non debba essere il punto fondamentale della trama? Ovviamente su questo punto l'ultima parola ce l'hanno le persone che appartengono alla comunità LGBTQ+, perché ovviamente lungi da me, etero cis, dire che cosa sia giusto o sbagliato, come si debba raccontare qualcosa o non lo si debba raccontare, restando all'interno della tematica queer. Ma a mio avviso Kaoru Tada è stata in grado, negli anni 90, di raccontare, forse in modo un po' ingenuo, forse a volte in modo un po' goffo, una bellissima storia d'amore al di fuori dei canoni sociali. Chissà quante altre storie avrebbe potuto raccontare questa autrice se non fosse morta prematuramente a causa di un'emorragia cerebrale proprio l'anno successivo rispetto alla fine della pubblicazione di Deborah la Rivale, ovvero nel 1999, lasciando così incompleta la sua opera magna, l'opera che l'ha resa più conosciuta anche in realtà allo stesso pubblico giapponese, ovvero Itazura na Kiss, storia nella quale trae moltissimo ispirazione dalla sua vita privata e quindi anche dal rapporto, insomma, molto tenero che ebbe con suo marito. Serie di cui è possibile però recuperare un anime realizzato negli anni 2000, quindi molto tempo dopo rispetto alla morte dell'autrice, che è comunque molto bello ed è comunque una dignitosa trasposizione della serie versione manga. Se vi ho un po' incuriositi nei confronti di questa serie, ovvero di Deborah la Rivale, vi do giusto qualche informazione tecnica, ovvero che questa serie è composta da 4 volumi pubblicati in Italia per Goen, pubblicati a un prezzo di 5,95€ l'uno. Non mi risulta che sia mai stata ristampata, a differenza di Love Me Night, che è stato anche recentemente ristampato, ma solitamente agli stand RV Lion, nelle varie fiere e anche nei vari, insomma, stand dei rivenditori, questa serie si trova. Quindi spero che, in caso vi abbia un po' incuriositi, possiate, insomma, recuperarla facilmente. Quindi fatemi sapere qua giù nei commenti che cosa pensate, se avete letto magari questa serie, oppure se magari l'avete letta e avete un pensiero magari differente dal mio. Io vi aspetto appunto qua giù nei commenti e per questo video è tutto. Io vi saluto e ciao ciao!